Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video andremo a prendere il trofeo Crescita Improvvisa. Trova spazio per un giardino completo. Per farlo innanzitutto dovremo reclutare Pili. E Pili la possiamo reclutare, probabilmente l'avete reclutata un po' tutti, durante la storia principale. La troviamo sul pianeta Geda e passiamo da quelle parti per forza ai fini della storia. Quindi probabilmente ce l'avete già all'interno del saloon. In ogni caso, se per caso vi fosse sfuggita, vi faccio vedere come tornare a riprenderla e dove si trova esattamente. Quindi torniamo sul pianeta Geda. Dove? Qui, ah ecco. Qui torniamo indietro. In realtà questo è un punto di meditazione dove torniamo a ritroso a prenderla. Che noi arriviamo da dove stiamo andando in questo momento e si trova all'interno di quella caverna dietro a tutte questi cactus, queste piante. Forza, puoi farcela. Eccola qui. Queste Pili, quindi se la riconoscete vuol dire che l'avete presa. In ogni caso potete cercarla nel saloon se non vi ricordate. Adesso vi faccio vedere anche dove si trova, che lì andiamo a parlare. Ecco, lei ci permette di espandere il giardino, che è proprio quello che ci serve per il trofeo. Andiamo su Kobo e vi faccio vedere dove è andata a trasferirsi all'interno del saloon. È comunque sopra. Adesso andiamo a vedere dove si trova. Continuiamo a salire su, andiamo di qua sopra e all'interno di questo terrazzo lei si è preparata, si è fatta tutto, che poi già da prima noi potevamo venire qui, ma avevamo solo un piccolo pezzetto di terra, che è quello che abbiamo anche in questo momento sul giardino sul tetto, ma grazie a Pili potremo avere quattro terreni. Qua ci sono un po' le spiegazioni, la panoramica sul giardinaggio. Questo mini gioco che in realtà non serve a molto se non per distrarci o comunque per prendere il trofeo. Quando vogliamo staccare vediamo qui e mettiamo un po' di piante. Le piante sicuramente le avete già visto. Noi dovremo trovare un seme di ogni singola pianta. E le piante poi possono essere di vari colori, eccetera, eccetera. Ma noi quello che ci serve è un solo seme principale. Il primo ce l'abbiamo già qui, appena abbiamo parlato con Pili. Dobbiamo provare a piantarli nel giardino. Lo felcepino qua. E adesso vi farò vedere dove si trovano anche lì altri 9. Voi potete controllare, potete iniziare già a piantarli, perché bene, probabilmente qualcuno lo avrete raccolto in giro giocando. Avrete visto che ci sono queste foglie che brillano, queste foglie verdi, dove ci sono intorno a una pianta, vuol dire che lì si può raccogliere un seme. Qua ci sono addirittura 2 semi, uno vicino all'altro. Dove non vedete che mi esce nel video l'immagine, il disegno della pianta, del seme, vuol dire che avevo già raccolto durante la storia almeno un seme di quel tipo. Bene, sono pronto. Adesso andiamo al quarto seme, che quello che vi sto facendo vedere non vuol dire che sono unici, ripeto. Ognuno di questi semi sono sparpagliati in tutto il gioco. Semplicemente io vi faccio vedere dove si trova un singolo seme di ognuno. Tra l'altro, quando avremo preso tutti i semi e piantati dopo il trofeo, eccetera, ci sbloccheranno lì sopra sul terrazzo. C'è il solito computerino dove abbiamo già sbloccato 3 mappe, 3 potenziamenti di BD. Lì sopra c'è un quarto computerino e quando avremo finito il tutto ci sbloccherà il quarto potenziamento e l'ultimo per BD. E riusciremo a vedere nella mappa tutti i semi del gioco. Come vedete, vi faccio sempre vedere un punto di meditazione base, proprio dove ci si è passati anche durante la storia. È più facile raggiungere
le nostre piante, i nostri semi. Devo dire che sono abbastanza imboscate. È vero che ci passiamo, però insomma, sei lì che giochi, corri, questi che ti sparano e ti sfuggono comunque certi dettagli come le foglie che brillano. Allora, siamo al sesto seme. La campanaccia blu, sono comunque, credo che questo è il quarto, sì, direi il quarto nella stessa zona che andiamo a prendere. O il terzo, il quarto, comunque sono tutti abbastanza vicini. Tranne due, tre che vabbè. Allora andiamo. Certo che la camminata del Kobo qua, come si chiama, non si può vedere. No. Okay, ci siamo. Ed ecco anche il sesto. Adesso ci spostiamo, andiamo un po' più, fuori mano. Andiamo nel luogo dello schianto. Qua ce ne sono ben due. La cactosfera abbiamo. Andiamo a prendere anche l'ottavo. Torneranno utili nel giardino. L'ananasso ardente. Andiamo a prendere l'ananas al dente. Ok, fatto anche questo. Lo spinoide di Kobo, il nono e penultimo seme che ci serve. Qua è un punto dove siamo già venuti, sia per una camera Jedi sia ai fini della storia. Questo è piuttosto nascosto qua dietro, insieme a un collezionabile. C'è anche un collezionabile lì a fianco. Sì, in realtà due, ne abbiamo passato un altro. Vabbè, adesso andiamo a prendere il decimo e ultimo seme, la spira gelatina cremisi, che si trova qua sotto. Eccola qui. Ok, ora dovremmo tornare di nuovo nel saloon. Andiamo di nuovo nel nostro terrazzo, nel nostro giardino, e dovremo piantare le varie piante. Allora, le piante hanno tutte quante tre scaglioni di crescita. Ogni tot minuti si sviluppano, però ho notato che finché non ci cliccate sopra non vedete lo stadio successivo, quindi non basta piantarle e aspettare qui. No, dovete cliccarci sopra e puff, all'improvviso le vedete tutte insieme cresciute, però ne dovete cliccare almeno una. Dopo che le avete piantate, se guardate in alto, fa vedere che se clicchi R1 ci sono le piante, e in questo momento sto usando i semi. Quindi se venite qui, cliccate R1 e vedrete le piante che in questo momento stanno crescendo. Le vedete una, vi fa vedere i tempi che manca ognuna. Ci si mette un po' più di un'ora per vederle tutte cresciute. Poco più di un'ora, potete anche andare via, andare avanti nella storia, se non vi serve per forza il potenziamento di BD per vedere i semi in mappa. Tanto vale andare avanti. Ecco, vedete, in questo momento ho cliccato R1, sono qui, sono comunque molto avanti. Sono alla fine o dopo più di un'ora, e il trofeo si è sbloccato in automatico, perché appena sono tutte cresciute il trofeo si sblocca, ma per farlo bisogna cliccare. Qui invece abbiamo il computer che vi dicevo, che prima non poteva essere raggiunto, si è sbloccato dopo aver preso il trofeo e aver parlato anche con Pili, e potete prendere il potenziamento a mappa semi. Ecco, adesso in mappa potete vedere ci sono tutte e quattro i potenziamenti di BD. Ed eccoci arrivati alla fine del video, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Grazie ancora a tutti per la visione, vi auguro una buona giornata